Una perfettina, eh? Un po' tosta, un po' pignola. Mariana, senti, la parola sud per te che cosa significa? È il caso di iniziare a parlare. Un momento temutissimo, rispondo a breve, giusto il tempo di un saluto, un ringraziamento a Rosario. Sono molto molto emozionata, mi rendo conto che è molto più facile parlare a Milano piuttosto che a casa propria. E oggi sono fiera, oltre che di essere qua, soprattutto di essere al tavolo con tre persone, che preferisco chiamare così piuttosto che personaggi, che sono le tre figure che stimo di più in Italia. Pare che sia un caso il fatto di averle tutte in Campania, e devo dire che non è legato al fatto che ci conosciamo benissimo, perché non siamo sicuramente amici del cuore. Il bello è che stanno tutti qua ed ognuno riceve la mia stima, proprio, sono persone che seguo per la loro storia e per quanto fanno, semplicemente questo. Che cosa rappresenta Sud? Sud rappresenta probabilmente proprio la mia storia, è un nome che racchiude tutto un percorso. Sono laureata in lingue nel 2006 e nel 2009 con Pino, compagno di viaggio, apriamo Sud. Perché apriamo a Quarto? Per il motivo più semplice, perché a Quarto le licenze per la ristorazione venivano date al comune per 15 euro. E la prima verità sta qui. E siccome non potevamo partire, e ve ne mangerete, non è ancora finito. A 29 anni non si può partire con un ulteriore debito di almeno 75.000 euro, e la valutazione insomma è stata questa. Aprire a Quarto, perché no? Questa è stata la risposta. Prima di fare questo mestiere, insomma, con Pino, eravamo clienti e arrivavamo un po' dappertutto. Quindi perché non provare a far arrivare, insomma, viaggiatori, anche, credo, mi permetto di dire, perché ci sto io, insomma, in uno dei posti più ingrati dei Campi Flegrei. Innanzitutto perché non c'è il mare, insomma, la chiamata solita al ristorante: signora, per favore, un tavolo vista mare, signora, se stanotte arriva lo tsunami è vostro. Che significa stare? Forse probabilmente questa è una delle domande che in tanti si pongono: che cosa significa stare a Quarto? Significa semplicemente essere soli, questa è la verità. L'aver conosciuto un primo sindaco, un secondo di passaggio, il commissario non è ancora passato, insomma, non so se avremo mai il coraggio di vederlo. Significa che il 70% dei nostri clienti viene da Napoli, che il 20% è nazionale e il 10% rimane tra gli stranieri che riescono a prendere la Cumana e gli abitanti dei Campi Flegrei.